oggi è stato l'esempio di come anche una prima amichevole con, anche con molto caldo, hanno, come hanno interpretato la partita, hanno voglia di giocare, hanno voglia di far bene, si vede, traspare proprio questa voglia, questo entusiasmo da parte di tutti, e questo è la nota più bella. Anche perché il ritiro, si sa, è molto faticoso e si sa che Gian Piero Gasperini fa lavorare forte ed è impegnativo. Sì, devo dire che però tutti hanno lavorato con grandissimo impegno. Prima citavo non so, il Papu e l'Ilicic, che sono quelli che a volte magari nelle scorse stagioni faticavano un po' di più, invece hanno interpretato questo ritiro con un entusiasmo incredibile. Poi noi ci prendiamo anche i nostri spazi, vedi? Ogni tanto ci pigliamo mezza giornata di pausa, una giornata di pausa, che questo ci aiuta, però c'è un bel clima. Mister, si avvicinano sempre di più le scadenze, le date importanti, ce n'è una importante settimana prossima, perché finalmente l'Atalanta saprà se parte dai preliminari o dai gironi. Sì, è andata veramente in Europa League. È andata veramente un po' troppo alle lunghe, ci aspettavamo una decisione nel bene o nel male molto prima, e questo ci ha creato insomma, un po' di incertezza. È inutile negare che a questo punto noi speriamo veramente di andare ai gironi. Anche se ci siamo allenati per giocare i preliminari, siamo partiti con questa idea. Arrivati a questo punto ci dispiacerebbe, lo possiamo dire, però siamo anche pronti, perché fisicamente ci siamo allenati, stiamo facendo delle buone gare, delle buone partite. Se dobbiamo andare ai gironi, va bene. È innegabile che a livello psicologico bisogna insomma lavorare anche sotto questo profilo. Resetteremo, se andiamo ai preliminari resettiamo in un giorno tutto e andiamo. Poi nessuno nega che a questo punto speriamo di non doverli fare.